inauguriamo questa mostra. Dobbiamo partire subito con i ringraziamenti. Innanzitutto ringraziamo Barda, che ha messo a disposizione questi locali, perché siano locali che possano essere visitati dai turisti, un luogo bello che possa accogliere le persone che vengono a San Mauro Mare. E quindi ha messo a disposizione questi locali. Il contatto è stato subito con Cristina Savani di Italia Nostra, che ha messo a disposizione la mostra che hanno fatto a Villa Torlonia, con le immagini di un tempo e di oggi della nostra Villa Torlonia, la torre. E quindi sono a disposizione dei turisti proprio per creare quel legame tra San Mauro e la nostra località a mare, perché molte volte i turisti che vengono non sanno neanche i gioielli che abbiamo nell'entroterra, quindi questa è un'occasione per farglieli conoscere, per farglieli vedere. E non solo quindi le immagini fotografiche, ma anche e soprattutto bellissimo plastico, che è fatto da Attilio Ricci, il nostro mastro. Il soffitto, iniziare a fare delle cosine e poi pian piano ho fatto delle cose migliori. Oltre che la Trove, ho fatto la chiesa di San Mauro, ho fatto la Terra Pasqua. E poi la mostra che hanno organizzato Giorgio, Mauro e Giuseppe, delle foto della torre, della storia un po' della torre, sia della parte del vino e quindi della lavorazione dell'uva, del vino, sia della parte della razza bovina romagnola che, come sapete, è nata a Villa Torlonia, sia della parte del grano, e abbiamo delle scene appunto di lavorazioni all'interno della villa. La villa che cos'era? Era, diciamo così, il centro logistico, oggi diremmo, per lo smistamento di tutti i materiali che venivano prodotti nella campagna che andava da Sant'Arcangelo fino al mare. E quindi è una bella occasione per avere così un accenno, una suggestione per poi andare a visitare la villa, che ricordo è aperta, c'è anche il museo Parco Poesia Pascoli, che è aperto con gli orari museali e chiuso solo il lunedì, è aperto anche la domenica e anche il sabato, per poter vedere dal vivo la villa e soprattutto per poter godere del museo multimediale Parco Poesia Pascoli. Oggi è una giornata particolare, sono molto contenta perché il poeta Giovanni Pascoli è uscito nelle materie della maturità, e quindi vuol dire che Giovanni Pascoli è ancora un poeta attuale, cui ancora gli studenti fanno tesoro. Leghiamo questa realtà di San Mauro Pascoli con San Mauro Mare. Ringrazio Togni, che è sempre presente, che è presidente di Mare Futuro, perché la collaborazione ovviamente tra l'entroterra e il mare è strategica per entrambi, diciamo, per vedere le bellezze del nostro entroterra da un lato e dall'altro per poter vedere la bellezza anche del nostro mare. Quindi sono molto contenta di questa iniziativa, che ha unito un sacco di forze, di belle forze, di sinergie, che piacciono quando ci sono queste collaborazioni, perché vuol dire che la nostra è una comunità che fa sentire il proprio abbraccio e il proprio calore anche magari per i turisti che stanno qui solo qualche momento, per una settimana, per 3 giorni, per 4 giorni, però ecco, vogliamo proporci nell'insieme per quello che siamo come comunità. Quindi grazie a tutti coloro che hanno lavorato per realizzare questa bella mostra. Complimenti, grazie. Siamo stati molto contenti di essere invitati a realizzare appunto un evento culturale a San Mauro Mare, perché già in passato avevamo realizzato altre mostre e avevamo visto molto interesse. E in questi ultimi anni il turismo, ci siamo resi conto che non è solo turismo balneare, ma è anche turismo culturale, e Italia Nostra, che è un'associazione nazionale che si occupa della tutela, della divulgazione appunto del patrimonio artistico, ha nel
nel suo DNA proprio questo compito, quindi siamo contenti di aver realizzato questa cosa in questa bella via appena inaugurata con i nuovi lavori e con tutta questa bella gente. Grazie. Io a nome di tutti gli operatori turistici di San Mauro Mare voglio ringraziare le persone che ha già citato il sindaco, che hanno fatto questa bella iniziativa che servirà a far conoscere un po' la nostra storia, la nostra tradizione, perché ne abbiamo tanta. Il Pascoli, appunto, come ha detto il sindaco, è sempre attuale, quindi è importante per il turismo e ve ne siamo grati. Grazie. Io parlo a nome mio, di Giuseppe e di Giorgio. Siamo molto soddisfatti di questa iniziativa perché è la prima volta che c'è una collaborazione tra noi e Italia Nostra. Abbiamo fatto molte cose per San Mauro Pascoli, più di una volta ci è stato chiesto di fare qualcosa per San Mauro Mare e ci siamo riusciti. La nostra soddisfazione nasce anche dal fatto che siamo convinti che sia una gran bella mostra e speriamo che abbia, diciamo così, l'approvazione dei turisti e sia visitata dai turisti. Io e i signori Imer e Barda eravamo qui quasi tutte le sere e già la gente che entrava, molti non sapevano del fatto che San Mauro Mare avesse un entroterra dove è nato Giovanni Pascoli. In più di un'occasione la gente è rimasta stupita. Ricordo che i due tratti del lungomare, a destra e a sinistra, sono dedicati a destra alla Caterina Vincenzi, la mamma del poeta, e a sinistra Ruggero Pascoli. La gente proprio, erano notizie che non sapevano e noi siamo contenti di aver dato. Ringrazio Amare San Mauro e ti dico, Paolo, che noi abbiamo tante iniziative in mente, ma tieni pronto perché quest'altro anno faremo una mostra di cartoline storiche di San Mauro Mare, che sono bellissime. Un ringraziamento a Barda e a Imer, però voglio fare un ringraziamento anche alla famiglia Caldari, che è la proprietaria dei locali, che ce li ha dati gratuitamente. Ricordo anche, oggi purtroppo non c'è né la signora Carla, né Don Osvaldo e neanche Oscar, che sono in Albania, però ricordo che il dottor Caldari è stato 40 anni fa il primo farmacista che ha aperto la farmacia anche d'inverno. E per noi che abitiamo qui è stato un grandissimo successo avere la farmacia senza dover correre a destra e a sinistra. Quindi ringrazio Amare San Mauro, ringrazio il sindaco per il patrocinio, Cristina Salani, e speriamo di continuare in questa collaborazione con San Mauro Mare, con l'amministrazione sicuramente e con Italia Nostra. Grazie. Adesso vi invito a visitarla e a vi aspettiamo qui a San Mauro Mare.